l'amour, 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 l'amour. Ben ritrovati per un nuovo appuntamento con la nostra informazione. Il presidente della regione siciliana Rosario Crocetti e alcuni dirigenti del settore dei beni culturali sono stati indagati per omissione d'atti d'ufficio, non avrebbero eseguito lavori in edifici che minacciano rovina nel castello Svevo di Augusta. Danneggiamento del patrimonio archeologico, storico e artistico e omissione di atti d'ufficio per non aver eseguito lavori in edifici che minacciano rovine. L'accusa mossa dalla procura di Siracusa nei confronti del presidente della regione Rosario Crocetta, del suo predecessore Raffaele Lombardo e dei massimi dirigenti regionali del settore dei beni culturali, tutti iscritti nel registro degli indagati nell'ambito di un'inchiesta sul castello Svevo di Augusta, sequestrato dai carabinieri del nucleo di tutela del patrimonio culturale. L'inchiesta, coordinata dal procuratore Francesco Paolo Giordano e dal sostituto Marco Di Mauro, nasce da una denuncia presentata da Italia Nostra e secondo la procura si rileva la mancanza di manutenzione e l'abbandono del monumento da parte della regione siciliana. I magistrati sottolineano che si tratta di un'inerzia protrattasi nel tempo sin da quando era presidente della regione Raffaele Lombardo. Il castello, che risale al 1200, adesso è sotto sequestro perché, si legge nella nota della procura, occorre tutelare l'incolumità e la sicurezza personale dei turisti. Il bene è stato affidato alla sovrintendente di Siracusa Rosalba Bambini. Ed il governatore risponde: sono assolutamente estraneo a tutta questa vicenda. Se il procuratore di Siracusa mi avesse chiamato, gli avrei consegnato le carte che dimostrano come il mio gabinetto il 7 luglio del 2014 abbia trasmesso all'assessorato beni culturali la pratica subito dopo aver ricevuto la segnalazione del Ministero dei Beni Culturali. E torniamo a Catania, sgombero questa mattina in una palazzina di via Furnari. Per 20 famiglie è stata trovata una sistemazione temporanea. L'edificio privato è stato dichiarato inagibile dal comune che ha emesso l'ordinanza. Cuore, è un anno che è uscito tutta questa bazzelletta sul nuovo bianco. Stamattina sono uscito alle 6 per fare un servizio all'autoambulanza per guadagnare qualche 10 euro. Giustamente mi sono trovato con la polizia attorno al palazzo che ci stanno buttando fuori. Svegliati all'alba con le valigie in mano, stavolta le 25 famiglie di via Furnari a Catania, tra via Caronne e via Passo di Aci, lo stabile occupato da anni abusivamente dovranno lasciarlo davvero. Un centinaio tra poliziotti, pompieri e vigili urbani da questa mattina eseguono l'ordinanza esecutiva di sgombero. Il provvedimento è dell'agosto 2014. L'immobile è da sempre inagibile, sin da quando, almeno 50 anni fa, la ditta costruttrice fallì, lasciando il cantiere in stato di abbandono. Da subito però quegli appartamenti mai finiti vennero rioccupati. Da 64 mio padre custode del palazzo, penso non devo pagare neanche l'affitto. Il mobile si deve lasciare, è inagibile, è giusto. Ma che cosa sta succedendo così all'improvviso, c'è lo sgombro finale? Abbiamo fatto delle domandine, abbiamo presentato la Casa Popolare, poi ci hanno detto che ci davano un appoggio di 250 euro al mese, dicendoci che ci procuravano qualche casa, qualche appartamento, magari una stanza, ma non c'è stato mai detto niente. Ma i promessi che ho fatto il sindaco Bianco, che cosa sono stati? Solo chiacchiere. È ancora caldo anomalo in Sicilia, secondo l'esperto del SIAS alcune colture potrebbero essere a rischio. Sentiamo.
via cappotti e berretti. Magari non adesso, perché l'ondata di caldo anomalo che sta investendo la Sicilia orientale già nei prossimi giorni dovrebbe attenuarsi, anche se si preannuncia un weekend tutt'altro che invernale. Abbiamo questa imminente ondata di freddo, ecco, di freddo normale, non eccezionale, quindi tra giovedì e venerdì comunque torneremo all'inverno. E avremo anche qualche pioggia, anche se non particolarmente abbondante e non sufficiente a colmare il deficit che stiamo registrando in questi giorni. Diciamo che il quadro di siccità va peggiorando sulla Sicilia sudorientale. Siamo anche qui a una siccità che di giorno in giorno si aggrava, si ripercuote soprattutto sul frumento. Niente cambio di stagione dunque, i giubbotti rimangono a portata di mano, anche se il meteo pazzo di febbraio certamente fa calare il sipario sulle attività sportive invernali. Ma in effetti siamo vicini all'eccezionalità dal punto di vista termico, perché soprattutto qui in Sicilia orientale stiamo registrando temperature massime ai massimi storici assoluti. Si riscalda ulteriormente l'avvertenza Tecnis, da oggi sono in sciopero anche i lavoratori impegnati nel cantiere dell'ospedale San Marco e quelli di tutte le aziende collegate. Tecnis si aggiungono così ai lavoratori nel cantiere FCE in sciopero da ieri, non sono stati pagati gli stipendi di settembre-ottobre 2015 e gennaio 2016. Non si placa a Catania la protesta dei lavoratori della Tecnis che in gran numero, insieme a rappresentanti sindacali, hanno manifestato il loro dissenso davanti alla sede etnea dell'azienda, coinvolto in un vero e proprio terremoto giudiziario che ne ha colpito i vertici. Le istituzioni fino a questo momento sono state assenti, sono state latitanti, hanno rilasciato alcune dichiarazioni, questo sì, però nei fatti concretamente non c'è stato uno sviluppo. Chiunque manifesta interesse per questa azienda deve rispondere anche alle esigenze del territorio. Noi chiediamo che i lavoratori possano essere messi nelle condizioni di completare le opere e che possano percepire le loro retribuzioni regolarmente. Per quanto riguarda la produzione, quindi gli operai, saranno più di 100 tra San Marco e Metropolitana. Per quanto riguarda poi c'è anche tutto il capitolo degli impiegati, che anche loro sono rimasti indietro per quanto riguarda le retribuzioni. Il problema vero è che l'istituzione ad oggi ancora non ci hanno dato una risposta e non ci stanno facendo capire come hanno intenzione di risolvere questo problema. Il voto con il quale è stato approvato ieri il rendiconto 2014 mi induce ad aprire una necessaria fase di chiarimento politico tra tutte le forze rappresentate in Consiglio Comunale ed una riconsiderazione complessiva degli assetti di governo. Così il sindaco di Giarre, Roberto Bonaccorsi, ha commentato la revoca degli incarichi e deleghe dei quattro assessori che ad oggi hanno fatto parte della Giunta Comunale. La decisione segue l'approvazione avvenuta durante la seduta consiliare del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2014, maturata attraverso un accordo tra tutti i gruppi politici rappresentati in consiglio. Si tratta di Giacomo Benenati, Piera Bonaccorsi, Giovanni Finocchiaro e Salvo Patanè. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, appuntamento alla prossima edizione. Tutti in bici, da casa al lavoro, le città premiano chi pedala. Anche Catania ha aderito a questa iniziativa, non a chi pedala, a chi fa alpinismo. Ne esci del Bottoso, c'è una fossa, stai attento, oh, sta macchina, tu questa sta macchina, andiamo a marciapiede, tu la scavalchi. Anche Catania è all'avanguardia.
d'amore.